La sua formazione artistica all'Accademia di Belle Arti di Roma, dove lei è stato allievo di Mazzacurati, De Libero e Avenali, ha sicuramente influito sulla sua carriera. Il suo lavoro è come l'arte, libero. La sua creatività è indipendente dai mutamenti di stagioni della moda, ma nella sua vita si può parlare di periodi, come ad esempio si può dire di artisti come Picasso. Il pensiero cromatico, anche nei suoi risvolti legati alle teorie del colore, ad esempio quelle di Goethe, Kandinsky, Itten, può essere un modo per educarsi al colore, anche nell'abbigliamento. Oppure è sufficiente affidarsi all'intuito e all'emozione? Le combinazioni di colori esibite da moltissime sue opere sono estremamente belle e attraenti. Alcuni suoi abiti appaiono straordinariamente originali e assolutamente inaspettati. C'è una distinzione tra una bellezza apprezzata dalla maggior parte delle persone e una invece ammirata e riconosciuta solo da chi manifesta una particolare sensibilità e cultura artistica? Secondo Kandinsky, alcune forme geometriche sono naturalmente associabili a determinati colori. In base alla sua lunga esperienza, quale opinione si è fatta a questo proposito? Forme e colori hanno qualche legame naturale? Cioè, è più probabile che certe forme vengano abbinate a certi colori, oppure forme e colori sono del tutto indipendenti ed è l'artista che le combina secondo la sua personale ispirazione? Volute, cerchi, nervature, plissé, quasi degli origami, traggono ispirazione ora da un quadro surrealista, ora da un'opera cubista, ma soprattutto dalla natura, per la quale lei nutre una fascinazione inesauribile. E in ciò si osserva un'attenzione scientifica al corpo femminile e al suo disegno. In tutto ciò, nella costruzione di volumi in movimento intorno al corpo della donna, quale ruolo e quale valore ha il colore? La perfezione è l'armonia dell'universo che si ritrova nelle piccole cose delle sue opere. Una foglia lucida di pioggia, il volo di un uccello, un fiore, una farfalla. Quali invece i modelli mentali e le matrici culturali che la ispirano per lavorazioni più esplicitamente geometriche? Le sue creazioni, vere e proprie opere d'arte, sono spesso osservate in modo statico e quindi appaiono come sculture, opere architettoniche, bellissime, ma forse non sufficientemente apprezzabili fin tanto che i vestiti siano effettivamente indossati e visti in movimento, sotto luci e ombre, da punti di vista diversi. Il movimento aggiunge qualcosa alle forme e ai colori dei suoi vestiti? I suoi abiti sono pezzi unici, vere e proprie opere d'arte che richiedono fino a 4 mesi di lavorazione e fino a 180 metri di tessuti pregiatissimi, come il taffetà ermesino, tessuto a mano su tela del XVI secolo, oppure la seta sauvage, mentre georgette e raso micado si trasformano in forme e volumi dinamici. Quale ruolo lei attribuisce alla componente tecnologica nel progetto e nella realizzazione di un capo? Rita Levi Montalcini nel 1986 ritira il suo Nobel per la medicina indossando un suo abito di seta nero con piccolo strascico.
In Teorema di Pierpaolo Pasolini, Silvana Mangano indossa un suo abito. Nel 1956 Esther Williams indossa il suo celebre abito 9 gonne. Nella concezione di un abito dedicato a una celebrità esiste un sentimento diverso rispetto a quello destinato a un pubblico più vasto e meno noto? Lei afferma: se potessi, abolirei il termine moda dal vocabolario. Essere alla moda è sempre fuori moda. La moda non è ornamento, è architettura. Non basta che un vestito sia bello, deve essere costruito come un palazzo, perché come un palazzo è la materializzazione di un'idea. Nella scelta di comunicare la propria personalità attraverso il proprio modo di vestire, come si possono equilibrare le propensioni del proprio vissuto con le inclinazioni del gusto imposte dalle tendenze del momento?